La strada per incoronare il successore di Alexander Zverev, vincitore dell'ultimo Masters 1000 di Roma, è già tracciata. In uno snodo cruciale della stagione, il circolo tennis Ugo Siemens di Barletta e il circolo tennis Taranto saranno il teatro di un torneo open che metterà in palio i posti per le prequalificazioni degli internazionali d'Italia. È una manifestazione che coinvolgerà circa 20.000 partecipanti in tutta Italia. Si dà la possibilità a chiunque di accedere al tabellone dell'internazionale Nazionale d'Italia del 2025, una kermesse fortemente voluta dal progetto della Federazione Italiana Tennis e Padel e con il marchio IBI dell'Internazionale d'Italia, e dal punto di vista tecnico è anche l'occasione per far emergere, così come lo è stato in tutte le altre edizioni, le più grandi speranze del tennis azzurro. Sappiamo che adesso siamo in una situazione di abbondanza, abbiamo circa 20 giocatori tra i primi 200 del mondo. Da parte del comitato la possibilità di organizzare questa manifestazione in questo periodo è scaturita soltanto dalla consapevolezza che i dirigenti dei circoli siano in grado di organizzarla nel migliore dei modi. Quindi quando Roma ci ha detto dovete organizzare ora i primi tornei per la prequalificazione dell'IBI 2025, abbiamo subito accolto l'invito. La data cerchiata sul calendario è quella di lunedì 24 giugno, con il torneo che andrà avanti simultaneamente nei due circoli pugliesi fino al 6 luglio. Sarà la terra rossa dell'Ugo Siemens di Barletta a ospitare il tabellone maschile, mentre a Taranto spazio per quello femminile. È un onore ospitare le prequalificazioni dell'Internazionale d'Italia 2025. Ci stiamo preparando, siamo prontissimi, aspettiamo tanti giocatori e siamo pronti. Sicuramente siamo aiutati dal momento favorevole che sta vivendo in generale il tennis italiano. Siamo contenti di questa partnership con il Circolo Tennis Barletta, con il quale abbiamo condiviso questo progetto delle prequalificazioni. Abbiamo deciso di dividere il maschile dal femminile, quindi Taranto ospiterà il torneo femminile. Abbiamo avuto già delle adesioni di giocatrici a livello nazionale di categoria 2-1, quindi ci auguriamo di avere un bello spettacolo.